Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Moro e oggi sono qui per parlarvi di What Lies Beneath, l'ultimo aggiornamento a tema Guild Wars 2. Primo aggiornamento di un'espansione postuma la sua release, ovvero End of Dragons. Di fatto vi ricordo che le famosissime Living World di GW2 non sono più una cosa da tenere a mente per quanto riguarda questo franchise, ma per chiarimenti vi lascio un video in descrizione o nelle schede in alto. Fatto sta che questo video di oggi sarà particolarmente importante come recensione perché è il primo contenuto che noi abbiamo non solo da un anno dalla release di EOD per quanto riguarda di qualcosa di totalmente nuovo da un certo punto di vista, ma è anche forse l'inizio di quello che avremo poi nei prossimi mesi. C'è tanto da dire, sia in positivo che in negativo. Come sempre però durante queste mie recensioni vi ricordo che questa non è la mia professione, non sono un giornalista videoludico, non è questo fare il mio lavoro, non è fare recensioni, però mi sento abbastanza sicuro di me nel poterle fare, visto che gioco questo gioco e curo gli aspetti di questo gioco su questo canale da un bel po' di anni. Quindi ragazzi, io vi invito a iscrivervi al canale se i miei contenuti sono di vostro gradimento, a lasciare un mi piace e oggi più che mai voglio sapere la vostra su questo contenuto, su quelli che ritenete siano i pregi, ma soprattutto sui difetti che non devono più ripetere. Infatti, ragazzi, oggi mi lascerò andare in un flusso di pensieri abbastanza, forse lungo conoscendomi, però abbastanza lineare, senza troppi intoppi o lavori di editing. Per affrontare, secondo me, questo episodio c'è la necessità di una parola libera, di non troppi fronzoli e lavoro strutturato, proprio come loro hanno fatto questo episodio. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a parlare dell'ultimo aggiornamento di Guild Wars 2. Io inizierei parlando della struttura dell'episodio stesso. Partiamo dal presupposto che abbandonare il sistema delle Living World, croce e delizia di questo gioco, è stata un'idea azzardata, ma che comprendo appieno, specialmente una volta terminato l'arco narrativo dei draghi con l'ultima espansione. Avere aggiornamenti alle espansioni è sicuramente più inclusivo se togliamo quella finestra di contenuto gratuito che poi diventa a pagamento nel corso del tempo, che diventa estremamente limitante per i giocatori che sopraggiungono tardivamente al gioco. E allo stesso tempo, secondo me, viene delineata meglio una linea di connessione tra le epoche di gioco. Sebbene le Living World siano sempre state connesse a un'espansione, basta pensare alla Living World Season 3 e 8 e alla 4 e a Path of Fire, già nel momento in cui ArenaNet ha scelto di fare The Icebrood Saga o abbiamo la Living World Season 1 e la Season 2, diciamo che i collegamenti con le ere sono appunto meno forti, meno delineati. Questa cosa secondo me è giusta. Fare un marketing unico con un bel logo, in questo caso Guild Wars 2 End of Dragons, secondo me è la cosa migliore che potessero fare. What Lies Beneath, infatti, si presenta come il capitolo 16 dell'espansione EOD. Al termine The Cycle Reborn, l'ultimo capitolo dove praticamente vediamo la fine di 10 anni di storia di Guild Wars. Se da un punto di vista questa scelta l'ho trovata estremamente, come ho appena detto, giusta, dall'altro forse avrei preferito una creazione nello story journal di una sottosezione o comunque qualcosa dedicato sempre all'interno dell'espansione, ma come una saga distaccata, non come un capitolo 16, ma come un, non lo so, volume 2, capitolo 1. Questo perché effettivamente i due archi narrativi, sebbene siano chiaramente connessi perché ci si trova accanto e le motivazioni per cui partiamo ad indagare sono legati dalle conseguenze della fine dell'episodio precedente, qualcosa è slegato da un certo punto di vista. E questa cosa deriva sicuramente anche dalla scelta di avere una release che ricorda le Living, ma che di fatto Living non è. E sappiamo bene che nelle Living World non tutti i personaggi presenti in game possono essere utilizzati per un discorso di doppiatori e queste cose così, di fondi spesi per la creazione. Quindi fa strano, ad esempio, avere in questo episodio dei comprimari adatti e neanche troppi, perché ce ne sono solamente tre, Yao, Gorrik e Rama, ma ad avere alcuni assenti, come ad esempio paradossalmente la Kaylee,
grandissima, tra virgolette, Aurin, che poteva essere forse il personaggio più importante da interpellare in questo episodio, e noi giocatori non l'abbiamo fatto. Non perché la trama sia scritta male, però è uno di quei casi in cui i soldi forse hanno influito sulla trama. Ora capisco che alla fine dell'episodio precedente, nello story journal, il Commander dica che forse ora c'è la necessità di lasciare Aurin un po' in pace. È anche vero però che quello che noi vediamo è letteralmente correlato a lei, quindi perché non andare da lei a chiedere? Fatta questa premessa, direi di cominciare parlando della mappa Ghialadelv. Sappiamo per certo che in GV1 c'è una mappa che in parte si sovrappone a questa da un certo punto di vista, che è chiamata in inglese Ghihala Hatchery. Ora, io non sono mai stato un grande giocatore di Guild Wars 1, anche se l'ho giocato, quindi credo che questa mappa possa essere tradotta come appunto l'area di schiusa delle uova o comunque di Ghiala, sicuramente legata come zona ai Luxon e alle loro tartarughe. La mappa si presenta da un certo punto di vista estetico non affatto male, molto curata come tutte quelle di Eod, ma forse direi anche un po' di più, visto che forse ha avuto più tempo per essere fatta e le dimensioni sono vagamente ridotte, sì, paragonate alle precedenti. La mappa si presenta come un bellissimo luogo da un certo punto di vista, sembra che siamo tra il tramonto, visto che il cielo è molto arancione, comunque molto tiepido, quasi oserei dire molto caldo da un certo punto di vista. Non è fatta male, in questa zona ci troviamo proprio su un punto di scavazione del Jade Sea, dove la Jade Brotherhood, fazione già presentata in Eod, sta lavorando e qualcosa di strano sta accadendo. Durante il corso della trama e del meta event presente in mappa saremo obbligati a scendere nelle profondità del Jade Sea, ormai fermo nel tempo, nella giada, e avremo fondamentalmente accesso a quelli che possiamo definire fondali marini, ma senza acqua, ovvero un po' di acqua c'è, per carità di Dio, però non è che siamo proprio in fondo al mare, siamo nelle profondità della terra, ma ricordano, come potete immaginare, delle grotte sottomarine, perché alla fin fine è lì che siamo, sotto un mare solidificato. Questa zona in parte viene anche ripresa in GV1, perché in quest'area dimora Kha'Naxai, in GV1 è un demone, una figura relativamente importante. Inoltre c'è tutta un'area dedicata a dei leviatani pietrificati che viene toccata in parte, e questa mappa finisce per trovarsi a livello concettuale sotto le miniere di Aurios, credo si chiami, sempre di Guild Wars 1. Insomma, questa mappa ha una piccola parte dove cita il passato del franchise, ma non troppo, perché appunto invece di rimanere sulla superficie e di appunto scavare fino a un certo punto, invece ci fiondiamo direttamente nelle profondità della terra. La bellezza quindi è bivalente: da una parte abbiamo la superficie molto chiara e quasi tranquilla, per poi andare sempre più giù nelle profondità. È tutto molto curato, l'ambiente è molto particolare e molto unico. C'è qualche asset nuovo, poca roba, ma ci sono. Ma già fin da subito cominciamo a capire quali sono i problemi di questa release per quanto riguarda la mappa. La mappa infatti è meta focused. In che senso? Il focus di questa mappa è un meta event che ricorda vagamente, ad esempio, una Silver Wastes o una Drizzlewood, viene molto più come paragone, dove lo scopo dell'intera mappa è raggiungere la fine per avere quanto più drop possibile attraverso delle ceste che spawnano in parte randomica, in parte controllata, con delle chiavi che vanno recuperate giornalmente da alcuni mercanti che non sempre sono proprio facili da recuperare. Insomma, questa mappa è stata fatta sì bella, ma ha un sistema di loop legato a questo meta event che la mette in movimento costante, che se da un certo punto di vista è una cosa positiva, perché se teniamo di conto del fatto che questa mappa non ha il timer delle altre mappe, quindi il meta non parte ogni tot ore, ma va a prossimità dei giocatori che si avvicinano agli NPC, molto simile alle interfasi di Dragon's Hand di Eod. La cosa è molto buona perché permette a questa mappa di fare
dei cicli infiniti di avanti e indietro senza troppe remore, allo stesso tempo è una mappa che tronca fin da subito la possibilità di essere esplorata. Questa mappa è talmente legata al meta event che senza è impossibile fare qualsiasi cosa qui dentro, anche giocare liberamente da soli. Altre curiosità che possiamo dire di questa mappa sono un paio. La prima è l'assenza totale dei cuori. Le quest che sono presenti in molte mappe del gioco e in tutte le espansioni a parte 8 se non mi sbaglio. Il problema è che in questa mappa forse è uno di quei rari casi in cui ne sento la mancanza. Lo so che fa ridere, ma è vero, fondamentalmente mi manca un qualcosa del genere in questa mappa che riempie quei buchi vuoti di nulla cosmico. E allo stesso tempo sappiamo per certo che Gyaladelv, proprio come le mappe come Biora, Drizzlewood dell'epoca di The Icewood Saga, è una mappa divisa in due. Quindi la seconda parte arriverà con un prossimo aggiornamento, probabilmente tra circa 3 mesi. Ora, a me l'idea di dividere una mappa in due non è mai realmente piaciuta, non mi piaceva in Icewood Saga, non mi piace in End of Dragons. È un'idea del culo, ragazzi, fatevelo dire, perché uccide pesantemente la rigiocabilità di queste mappe sui personaggi secondari che il giocatore va. Ma in questo caso è ancora più grave per due semplici motivi, uno meno importante, l'altro forse lo è leggermente di più, ovvero la necessità per giocare questa mappa di avere un Jade Bot e ovviamente la Siege Turtle sbloccata sull'account. Da un certo punto di vista sembra quasi che ArenaNet abbia voluto rendere le proprie Masteries di EOD mandatorie per questa mappa, il che è ironico visto che nelle mappe di EOD non lo sono. La Siege Turtle e il Jade Bot sono due features comode per quanto riguarda il gioco, ma non così necessarie. Inoltre il Jade Bot tra le due è quella che sicuramente è più utile da un certo punto di vista. Legarle insieme in questa mappa meta event dove già il singolo individuo fa fatica a esplorare perché non può procedere oltre dei muri o comunque deve abbatterli con una lentezza disarmante attraverso l'utilizzo di una Siege Turtle che non tutti possiedono, diventa ancora di più scomodo se viene messo in mezzo una meccanica, quella della nebbia, della foschia, come volete chiamarla, che ci impedisce di respirare e che ci obbliga a, in maniera estremamente meccanica a mio avviso, di tornare ogni volta da una struttura per comprare un respiratore che tra l'altro costa anche 0 copper, quindi rendila una Masteries del Jade Bot, non mi far tornare di continuo in una situazione scomoda come questa. Già l'idea delle Jade Batteries di EOD a mio avviso non è proprio brillante, quindi enfatizzare questo avanti e indietro inutile mi sembra stupido. Inoltre, ripeto, la mappa è bella, ma non basta questo per rendere una mappa interessante. Il meta event non è brutto, ma anche qui viene penalizzato da alcune scelte, secondo me, povere di, non voglio dire intelligenza perché è offensivo, però di lavoro, di logica dietro da un certo punto di vista. Già il fatto che la mappa sarà divisa in due ucciderà molto l'esplorazione di questa mappa, ma non adesso, in futuro. Durante Icewood Saga, le mappe come Drizzlewood e Biora droppavano già al completamento della prima metà fondamentalmente la reward della map completion, il che aveva senso perché la mappa era unica e formata. Nel momento in cui però io tornerò con un personaggio in quella mappa e finirò la parte superiore o mancante della mappa, ecco che la reward io non la otterrò, sebbene ho smappato anche la nuova sezione. Sebbene in Icewood con Biora c'era un achievement, ma unico, che dava il drop di una mappa al secondo completamento della zona, diciamo che non è la stessa cosa che abbiamo visto durante la Living World Season 3 e Season 4 con la possibilità di smappare una singola mappa con tutti i personaggi che abbiamo semplicemente comprando un biglietto. Sì, certo, in alcune mappe ci sono dei punti di interesse come Thunderhead che sono demoniaci perché ci serve la storia per avere la certezza di poterli prendere, ma non è sempre così. Tante mappe, a partire da Blossom Fen, arrivando alle ultime della Season 4, tante sono smappabili singolarmente o comunque seguendo chain d'eventi all'interno delle stesse. Gyaladelv
È una bellissima mappa, ma è talmente presa e localizzata nel suo meta event che impedisce al giocatore la cosa più ovvia da fare in un gioco del genere, ovvero esplorare. Siamo costretti a seguire lo Zerg, siamo costretti ad avere il Jade Bot, cosa che non tutti hanno su tutti i personaggi, soprattutto perché vanno comprati. Per carità, cifre basse, ma comunque vanno comprati, quindi sono tediosi. Inoltre non tutti hanno la tartaruga, quindi si devono accodare alle Zerg o per forza alle Squad per fare questo tipo di esplorazione. Che se da un certo punto di vista capisco perché è voluto, non sia chiaro, non è che sto dicendo che Arianet non l'abbia fatto con l'intento, ma è proprio l'intento l'idea sbagliata. Questa mappa, a differenza delle precedenti, è estremamente meccanica e ti toglie quella fantasia anche di andartene in giro, perché proprio come Drizzlewood e altre metamap molto potenti, se ti spingi troppo in là troppo presto non puoi muoverti, vieni ucciso, vieni fermato, ti viene impedito di fare determinate cose. Insomma, Gyaladelv sulla carta è una buona mappa perché l'estetica vince su tante, diciamo, preconcetti e pregiudizi che possono essere nati dal mio gameplay. Io sto giocando in ogni momento libero nel meta event di questa nuova mappa e sebbene lo trovo ok, carino come tanti altri meta event, lo trovo estremamente bizzarro per essere una mappa che io dovrei godermi ad esplorare. Mappe come Drizzlewood non sono facilmente esplorabili e quindi ne perdono, secondo me, da un certo punto di vista, a livello di proprio di gioco del singolo individuo, in favore di un gioco di gruppo, che per carità è divertente, ma non a tutti piace. Darmi la possibilità di essere libero anche in questa mappa per me sarebbe stato quantomeno ovvio. Non dandomi questa chance, ma rendendo tutto estremamente meccanico, con tra l'altro degli stop e delle masteries inesistenti o delle masteries vecchie che diventano mandatorie, mi dà davvero fastidio. Sembra quasi che questa mappa sia nata per dire: oh, le masteries di Eod sono importanti, devi averle. Però poi alla fin fine, se non è la base dell'espansione con le sue prime quattro mappe già urlarti questo, non è forse troppo tardi adesso? Dopo un po' di critiche possiamo parlare secondo me delle cose positive, ma fino a un certo punto. Parliamo della storia di What Lies Beneath. La storia, ragazzi, non è male, nel senso che, come scrissi nel primo pensiero che ho avuto sulla mia pagina di Facebook, è bello avere per una volta una storia dove noi non siamo i chosen one, ovvero i prescelti, dove noi non siamo il campione di Aurin, dove noi siamo semplicemente il commander che vive la sua esperienza e vive qualcosa di nuovo da un certo punto di vista. Bene che ci siano personaggi come Rama e Yao, forse tra i più amati dell'epoca di End of Dragons, e Gorrik che brilla sempre in quanto una spalla comica ma comunque piacevole, ci deve sempre stare per alleggerire il tono. L'episodio gira intorno a una sindrome di stress post-traumatico del personaggio giocante che fondamentalmente con la fine del ciclo dei draghi vive dei traumi interiori che sì, sono interessanti da vedere, questa cosa devo ammetterla, allo stesso tempo però forse cascano un po' troppo random dopo tanti anni di gente uccisa male, stermini di massa, mondi cambiati, cioè noi abbiamo ucciso qualsiasi cosa e oggi siamo stressati con i traumi, non lo so. Capisco l'idea che volevano dargli dietro, anche perché il parlare dei problemi di salute mentale è estremamente interessante se lo fai nel modo giusto. C'è da dire però che la presenza di questo episodio dei demoni, degli Oni, comunque di questo Oni in particolare che ce l'ha con noi in qualche modo, che enfatizza forse le nostre debolezze, può spiegare questa uscita così emotiva del commander, che tra l'altro arriva anche a mentire, a nascondere, senza che ci diano effettivamente una scelta a noi giocatori. È il personaggio che sceglie di farlo per sé, secondo la narrativa che loro hanno scelto.
Come ho detto però a inizio video, l'idea di avere in un sito di estrazione della Jade Brotherwood il Void è un'idea particolare, perché Aurin, alla fine di End of Dragons, del capitolo precedente, ci dice che il Void è sempre esistito e sempre esisterà, però adesso è vagamente più bilanciato. Però poi andiamo a 10 metri da dove il Void è nato ed è stato poi fermato e abbiamo ancora il Void presente. Per carità, non sembra essere pericoloso come prima, ma sembra aver preso una connotazione più dark, più scura, un po' più spaventosa, il che non è sbagliato, ma ha perso quel potere da fine del mondo che aveva prima. Ora c'è questa haze, questa nebbia, questa foschia che estremizza i sentimenti negativi delle persone, che li fa arrabbiare, che li rende pericolosi, che li possiede. Tutto questo grazie anche al Void che forse va a tirar fuori il peggio della natura stessa, perché sappiamo che il Void modifica anche le leggi fisiche da un certo punto di vista. La Jade Brotherwood, una delle due fazioni di Eod, opposta a quella degli Speaker, però come proprio gli Speaker anche, non è stata affrontata e approfondita a dovere proprio nella trama di Eod. Il suo capo, Chulmu, e insieme al capo degli Speaker, Tetra, sono personaggi talmente secondari che in pochi si ricordano che esistano, in pochi si ricordano i loro nomi. Mi ricordo ancora quando End of Dragons li presentò come personaggi principali, ma poi nella trama di Eod sono importanti. Sì, perché poi si uniscono per combattere Suon corrotta, ma noi vediamo questa cosa nel meta-event di Ekovald, non nella storia dell'espansione. Quindi se un giocatore segue la trama di punto in bianco da Ekovald, passa a Dragonsand e li trova da nemici ad alleati, e questa cosa non ha molto senso. Ora, io capisco che sicuramente vogliono tenere anche dei personaggi secondari sui bordi di questa cosa, ma allo stesso tempo non credo che ci sia questo legame, questo interesse così importante in questi personaggi. Yao, che è diviso tra l'avere un certo affetto per Chulmu ma anche per Jun, è interessante, ma Jun abbiamo avuto di conoscerla. Chulmu sembra una macchietta, non ha la stessa importanza. Inoltre appunto lo fanno strillare, lo rappresentano in maniera molto paranoica in questo episodio. Insomma, non è un personaggio così interessante, e io parlo da persona, come dico spesso, che fa anche roleplay, e tra i personaggi più interessanti che abbiamo nell'attuale campagna kantiana ci sono personaggi della Jade Brotherwood, ma la contestualizzazione data da un giocatore che sta dietro la lore è molto più profonda di quella che hanno fatto loro con i loro stessi personaggi, e quindi credo che questa cosa sia altamente povera al momento. La Jade Brotherwood di fatto ha risolto il problema energetico di Kanta, o comunque aveva tentato di risolvere da un certo punto di vista, trovando una giada caricata a pallettoni, ma dopo quello che è successo a Dragonsand, vedere il Void e la giada insieme ultra caricata, ma non ti fa venire dubbi che sia pericolosa quando hai visto il drago che protegge la tua terra morire per questa cosa? Ma non è stupido andare a scavare lì in questa maniera? Insomma, ci sono delle perplessità che ho sulla base di questa trama, però devo dire che in generale l'aspetto della narrazione c'è, funziona e va bene. È carino l'idea che Rama fa questa festa, chiaramente invitando più persone e molte non si sono presentate, sicuramente insieme a una persona a lui tanto desiderata da molto tempo già in Eod. Abbiamo un po' di sensazione da buddy movies, intendo dire quei film in cui c'è un gruppo di amici che viaggia e noi con Yao, Gorrick e Rama sembriamo proprio questo. Poi magari l'impressione che c'è stata l'ho avuta solo io, perché il mio main character è un uomo, e quindi nonostante Yao sia a gender, ha comunque una fisionomia un po' androgina, quindi sembriamo praticamente tre uomini in viaggio con un bambino un po' particolare che è appunto Gorrick, anche se anche lui è adulto. Insomma, sembriamo comunque un gruppo di amici ben affiatato. Non so se con altri sessi e razze la sensazione è la stessa. Onestamente, con un personaggio maschile uomo, io ho avuto questa idea di noi quattro su una macchina stile Final Fantasy XV, però magari sono io che appunto mi faccio i miei film mentali. Il punto è che la storia mette in mezzo qualcosa di nuovo. Avere un demone che vive in quelle profondità,
perché non ci viene ancora spiegato chi è, cosa fa, perché è lì, cosa vuole da noi. Noi ipotizziamo qualcosa perché conosciamo Kanaxai e GV1, però bisogna capire bene. Inoltre in quella zona sono presenti anche delle strutture che appunto assorbono le line, perché questa creatura si è insediata in un nexus, in un agglomerato di ley line tutte insieme, e c'è anche il void, quindi questa creatura sembra non morire mai e fondamentalmente ce l'ha con noi per qualche motivo in particolare. Forse è attirata da noi, o diciamo che magari può essere interessante qualcosina di questo senso. Bello anche l'idea di mettere in mezzo, fino a un certo punto secondo me, i personaggi vecchi come Eir, come Traherrn, come uno dei tre mentori, nel mio caso Tybalt, e anche Almorra. È bello che il personaggio abbia un certo senso di colpa per le morti di alcuni personaggi, però è anche vero che forse questa scelta è attualmente forse una delle più povere di questo stesso episodio, perché non è la prima volta che noi parliamo con personaggi che sono già morti. Abbiamo già avuto i momenti in cui noi nel nostro subconscio, tipo contro Mordremoth, vediamo i morti. Stessa cosa vale durante la season 4, dove li incontriamo fisicamente alcuni di questi morti che combattono con noi Kral'Katorrik. Una riproposizione di questo fenomeno in questo episodio è l'ennesima volta che tiriamo fuori i rapporti d'amicizia, però è anche vero che tocca dire fino a un certo punto. Io non considero Almorra Soul Keeper amica del Commander. C'era rispetto, ma amici? No, forse con Eir sì, ma con Almorra non proprio. Idem vale con Traherrn, che appare solamente se non si è fatta la storia di Claw Highland nella personal story. Io avevo Tybalt, ad esempio. Rifacendo la storia con un personaggio che non ha mai toccato la personal story, si vede Traherrn. Anche lì, fino a un certo punto, cioè nel senso l'idea è figa, però Traherrn non era mai stato riproposto come personaggio, quindi forse lui è l'unico che brilla, ma lo metti anche in questa situazione in cui praticamente lo vai a tirar fuori in un momento un po' così. Insomma, avrei preferito altro. Ci sono altre persone morte che si sono sacrificate, secondo me molte più importanti da un certo punto di vista. Anche il povero Blish, visto che c'era anche Gorrick lì, poteva essere il più interessante, secondo me, visto che si è letteralmente sacrificato per salvare noi, a differenza di Almorra e di Eir. Però, ripeto, forse ho solo pensieri negativi su alcune cose. Però in generale questo episodio quantomeno fa un passettino in avanti per quanto riguarda la narrativa. Va oltre, va a mostrarci qualcosa che si è visto poco in GV2, e questo è buonissimo perché per una volta siamo persone, individui normali, e non siamo eroi di nessuno. Io riesco a allungare i miei video in maniera invereconda e quindi mi dispiace perché sicuramente anche questo verrà molto lungo, ma ritengo necessario parlare a fondo di questo episodio proprio perché il tempo che abbiamo a disposizione in questo episodio è estremamente limitato. La storia dura come una scureggia al vento. Potete prepararvi la pasta praticamente e l'episodio è già terminato, in quei 10-15 minuti tutto è finito. Ora, sto scherzando e esasperando la faccenda, però davvero per un giocatore non come me, che non si mette a leggere ogni cosa, a fare achievement, quello e quell'altro, la storia dura meno di 40 minuti forse, o comunque meno di un'ora sicuro. Se messa in mezzo al meta event, forse raggiunge un'ora e mezza e finisce lì, si può anche non rigiocare più. La cosa che mi ha colpito appunto è che dopo un anno di attesa di questa release il contenuto sia così breve di durata. Ora, io non so perché ArenaNet ha deciso di partire in questa maniera, perché il tempo per lavorare a questa cosa ce l'ha avuto secondo me, quantomeno, quindi non capisco il perché decidere di appoggiarsi in questo modo adesso a questa cosa. E va bene dirmi che non è una Living World, ma il format è più o meno quello, quindi è normale che le aspettative dei giocatori meno informati erano quelle delle Living. Questo episodio ha di pregi: il fatto che introduce una storia, il fatto che introduce una porzione intera di una mappa nuova, il fatto che ha delle reward interessanti per una volta per essere una mappa del genere.
però allo stesso tempo manca di contenuti endgame. Una strike mission secondo me ci rientrava con il boss finale della storia, neanche troppo complessa, secondo me potevi farla abbastanza tranquillina e fare una CM tra qualche settimana. Non ha una introduzione di una masterise nuova, quindi fondamentalmente l'esperienza di Eud continua a produrre Spirit Shard per chi è a 455. Insomma, il punto è che questo episodio, questo capitolo, anzi, è quello che è, un capitolo. Ma io, come persona informata, mi aspettavo un contenuto quantomeno limitato nella forma, in quanto aggiornamento di Eod. Ma se tu mi dici 10 giorni prima del mancato ritorno del Living World e poi mi fai uscire questo dopo un anno di Season 1, che, spoiler, non è roba nuova ragazzi, per tanti lo è, ma per tanti altri no, è un po' fa male, perché le aspettative erano alte, questo non lo metto in dubbio, molta gente si è rovinata perché le aspettative erano over the top sulla luna, e forse hanno sbagliato loro, ma è anche vero che il gioco e i dev non ci hanno affatto aiutato. Poi sì, ci sono aspetti positivi, come dicevo la mappa è bella, è un meta event nuova in mappa, il che secondo me non sono mai abbastanza. Si droppa abbastanza bene, anche se c'è quel sistema del cavolo delle chiavi legate ai materiali e alle research notes, che sono sacre come valuta, perché si fanno con una noia e difficoltà disarmante, quindi sì, sprechiamole per fare i chiavi, bravi scemi. E la musica di McLean Dimmer è sempre bella e l'ha incorporata abbastanza bene con quelle già presenti in Eod, con temi musicali nuovi che in alcuni contesti sembrano essere quasi assenti, secondo me, proprio perché sono più delicati ma più quasi rumori di fondo, il che è una cosa che ho onestamente apprezzato. Volendo riassumere brevemente i pro e i contro di questa mappa che avevo già scritto su Facebook, abbiamo appunto gli aggiornamenti delle espansioni inclusivi come sistema che delineano meglio le epoche di gioco, una bellissima mappa che ha qualche citazione, ma proprio vagamente, a GV1, con dei nemici interessanti anche molto letali, una storia che fa focus su una sofferenza mentale mai realmente affrontata dal nostro personaggio, che per una volta non siamo delle persone ultra fighe, ma siamo fallibili, fallaci, abbiamo dei problemi come tanti altri, siamo semplicemente degli esseri umani, nel mio caso, che i comprimari Grama, Yao e Gorrick sono molto interessanti e funzionano bene insieme, anche fin quanto Golem non è poi mega, scusate, non è poi male, e in generale la patch presenta delle note positive nella gestione e nella qualità strutturale. Io personalmente ho avuto pochi bug, pochi glitch, pochi freeze, frame perfetti, quindi ottimo lavoro e reward di mappe abbastanza varie, anche se devo dire che sono stato particolarmente fortunato perché ho già finito in qualche run le armi Luxon e ho droppato anche la sedia, quindi proprio posso anche smettere di giocare questa cosa. Però questi pro che vi dico vanno a controbilanciarsi con dei pesanti contro. Il primo, che non ho specificato bene ma che ora dico, è che la comunicazione di Annette è stata estremamente vaga e molto marginale per quanto riguarda questi aggiornamenti. Questi aggiornamenti non sono le mini exp che hanno promesso, perché End of Dragons non è una mini exp, ma questo è quello che avremo al posto della Living World 6, e credo che queste patch siano quelle di 3 mesi già più o meno accennate. Insomma, molte persone hanno ignorato totalmente l'assenza e l'abbandono dell'idea della Living in questo episodio, perché fondamentalmente non leggono ogni news come me e tanti altri di GV2, e quindi questo episodio viene e verrà recepito male da molti giocatori nel futuro, perché è ritenuto troppo scarno, troppo ripetitivo e ovviamente povero. Il marketing inoltre di questo stesso episodio è partito 2 giorni prima con un'immagine teaser che tra l'altro non diceva un granché, se non la presenza del Void, interessante ma da molti sottolineata come ipoteticamente possibile, e poi il trailer, già non proprio prezioso,
è uscito il giorno stesso della release, ma non la mattina in America, all'ora di rilascio della release. E allora ditelo che siete scemi. Se mi volete far parlare di un contenuto, se volete farmi testare le mie idee, farmi fare un po' di theory crafting, mi dovete dare il tempo di fare contenuti di questa cosa, a me come creator, come tanti altri, e alle persone che scrivono su Reddit, sui forum, sui social. Ne devono poter parlare. Se tu mi dici c'è una patch in arrivo e mi rilasci tutto il giorno stesso, io loggo in game, non vado su YouTube a vedermi il trailer. E ora posso capire che tu, Dev, ora non ricordo, credo fosse Grucce che scriveva su Reddit, che aveva detto che stavano valutando il marketing secondo il pubblico di ritorno, perché durante la season 1 hanno usato questo sistema. Durante la season 1, brutto scemo, questo sistema ha funzionato perché la season 1 è qualcosa di vecchio che hai riproposto, non qualcosa di nuovo. Sappiamo già come finiva. Anche la gente che non l'ha giocata sapeva già come finiva, perché ha giocato quelle dopo, perché è arrivata dopo quella cosa. Quindi posso capire tutto, ma far partire il marketing il giorno stesso che le cose escono è stupido, stupido, stupido. E questa cosa io non ve la perdonerò mai, mai e poi mai. Vi siete fatti un nemico, voi il marketing di ArenaNet, e quindi basta, questa cosa non mi piace per niente. Altro contro che metto è che l'idea di avere un arco narrativo nuovo ma breve contenuto di EOD rischia di non essere evoluto nel modo sensato. L'episodio di Swan finale con la fine di End of Dragons è un finale adatto all'espansione. E ho il terrore che questa Giala Delve, che questo arco narrativo dei demoni possa essere corto da un certo punto di vista, perché nella prossima patch metteranno l'altra parte di mappa. Però quanto puoi andare avanti con patch di questo genere? 3 mesi? Noi sappiamo che verso fine anno vogliono parlare e annunciare qualcosa più o meno, quindi avremo un episodio a fine maggio e uno a fine luglio, probabilmente, e poi finisce lì. Però se a maggio metti la seconda parte di Giga'a la Delve, cosa fai? Metti una seconda mappa e basta, canta? Insomma, quello che ci si sperava di avere di canta completo, come bel disegnetto un po' alla Iluna Maniera, non credo che arriverà di canta. E temo che questa cosa possa influire molto negativamente sul marketing dei prossimi mesi, perché di fatto loro hanno rilasciato, giustamente perché è quello che è, un capitolo di storia di un'espansione. Non un episodio di Living, non è un episodio, è un singolo capitolo, è una serie di stanze che formano un capitolo unico. E quindi non lo so, onestamente, se deve essere così, sono un po' preoccupato per il futuro, perché non è che sono proprio contentissimo del formato, se deve essere così. Perché se le mini espansioni sono fatte a sé stante, poi ogni 3 mesi le aggiorni un conto, ma qua si parla di EOD, quindi forse ti conveniva distaccarti dall'espansione. Non lo so. Inoltre, il meta è ok, la mappa è ok, ma è questo essere ok che un po' vi frega, perché non sono di più di quello. Ci sono anche dei nemici che ricordano cose già viste nei meta precedenti. Insomma, ci sono tanti pregi che possiamo dare ad ArenaNet, ma anche tanti difetti. Questa release ha delle vibrazioni dei rimandi a The Iceborne Saga, che io ho difeso perché inizialmente era partita molto bene, ma poi è finita male, 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 male. E quindi avere delle vibes alla Iceborne non è mai positivo se tutto finisce alla Champions maniera. Cerco di finire qui il video, ragazzi, perché il video sarà diventato davvero lungo. Però in generale tocca dire che questa release non è una release brutta, ma è una release deludente da un certo punto di vista. I contenuti che hanno rilasciato non sono contenuti fatti male o non di qualità, ma sono troppo pochi per tenere occupati i giocatori che hanno da molto tempo tanti contenuti da fare. Non fraintendete, io ho apprezzato questa mappa e questo meta event e ci sto facendo anche dei discreti gold, visto che riesco a farne con 20 minuti anche 7-8, oggi ne ho fatti 13 di gold, che non è poco per un meta event, ma hanno scelto delle meccaniche pesanti, ripetitive, macchinose, noiose in alcuni contesti, secondo me, per cercare di rendere questa mappa più
Kanta centrica, il che ha senso perché è una mappa di Kanta, ma il fatto che anche il sedicesimo capitolo, non so, potrebbe essere secondo me qualcosa di non proprio interessante da vedere in questo momento. Sembra estremamente distaccata da Kanta, pur essendo totalmente kantiana, sia nei protagonisti, sia nella mappa, sia in tante altre cose della struttura dell'episodio. Insomma, non ho una buona opinione di questo episodio, ma cerco di non mettermi il prosciutto sugli occhi. Non voglio vedere solo i difetti. Questo video sembrerà una serie di critiche e di criticità di questo episodio, il che è vero, ma devo anche dire che c'è stato un lavoro dietro in alcuni aspetti estremamente alto, molto più alto del solito. Si doveva fare di più. Per questa patch si doveva fare di più, perché è un anno che noi giocatori attendiamo e non mi puoi dare meno di 20 minuti di gioco in una storia praticamente e un'ora di meta event, tra l'altro estremamente ripetitivo. Sebbene a livello di lore, di altre cose, ci siano cose interessantissime di cui approfondire e le reward sono particolarmente graziose, come ho detto in questo episodio, io continuo a dire che non siamo a un livello abbastanza alto. Questa patch funziona bene e forse verrà salvata proprio perché fa parte integrante di EOD, ma solamente da chi gioca EOD tutto insieme partendo domani. Questo episodio sembrerà qualcosa di buono. Per tutti gli altri è troppo poco, troppo tardi forse. Quindi incrociamo le dita. Anche perché Death Shaman ha finalmente scoperto dove passano delle aree tagliate di mappa, perché il meta event ora si scende ma poi probabilmente si risalirà da un'altra parte, visto che hanno già preannunciato questa cosa. Ad ora la zona presente nel datamine, non ancora edificata, è estremamente piccola, visto che si parla di un tunnel dritto verso nord. Spero che la mappa venga espansa molto di più e che non sia semplicemente quel tubo, perché sennò ragazzi tra 3 mesi questo video sarà 3 volte più lungo e mi lamenterò ancora di più. Però quest'idea di questi aggiornamenti funzionano con le mini espansioni, forse in arrivo nel prossimo futuro, funzionano meno con un'espansione delle dimensioni di EOD, della trama che porta EOD con sé, e di alcune meccaniche che, ripeto, EOD ha cercato di rendere importanti non riuscendo, e questa mappa invece ti forza. E poi lo ridico sempre, lo ripeterò sempre, impedire l'esplorazione in un gioco open map è da stronzi. Io ragazzi, con questo termino il video, sarà venuto lungo uno sbrego e vi chiedo scusa, ma era necessario per me parlare e fare un pippone colossale, come vi ho detto all'inizio video, al momento credo di averlo detto ora, ho dubbi, vabbè, sto facendo un lavoro abbastanza proibitivo nei miei tempi, quindi le live saranno sicuramente meno presenti, ma torneranno anche quelle, e anche i video sono un po' più vaghi perché, come potete immaginare, il tempo è poco, torno a casa molto tardi la notte, quindi preferisco dormire più che registrare i video. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo pippone colossale, credo che il mio registrato sia più lungo del gameplay, quindi dovrò mettere dei pezzi in mezzo per cercare di tappare i buchi. Inoltre ragazzi, vi ricordo di dirmi la vostra nei commenti, perché io ho chiesto pareri anche alla mia gilda, che se volete poi possiamo farci anche un video a parte o leggerli durante una live eventualmente, perché voglio capire quello che la gente pensa, perché la gente lo ha recepito bene, male questo episodio, non si è capito, su Reddit lo vogliono, lo amano, fa schifo, no, è buono. Io sono dell'idea che è un bel regalo dato però una settimana dopo il tuo compleanno, cioè un regalo che arriva in ritardo. E quindi sì, è bello ricevere un regalo, però era più bello riceverlo con tutta la gente con la torta davanti. Insomma, questo è il mio parere, ragazzi, noi ci vediamo presto e niente, cercate di fare quanti più soldi possibile in questa mappa, perché ci sono metodi per farlo, poi magari se ne riparlerà, perché ci sono dei metodi secondo me un po' per fare qualche spiccetto all'interno del meta e della mappa nuova, però sicuramente è un meta che deve invecchiare bene, perché sennò se invecchia male anche questo e finisce male siamo alla frutta questa mappa.
Vabbè ragazzi, io vado a dormire che è tardi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.